Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Riprendiamo Lords of the Fallen da questo punto dove ci siamo fermati l'ultima volta. Abbiamo appena sconfitto l'adoratore e dobbiamo andare a parlare con Caslo e avventurarci nel regno dei Rogar per eliminare le ulteriori minacce. Good, you've made it this far. I was worried, but I guess the scythe just couldn't keep up with you. Vabbè, sono combattenti esperti. They are skilled fighters. Well, 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 look what the cat dragged in. Caslo, meet Yetka. She's looking for whatever she's trying to find. You don't know the half of it, Harkin. I can see you've picked up a monk. The last one I met, I dumped. Charming. You know how to break ice in conversation, don't you? Allora, Yetka. Chiediamo cosa c'è al di là del sentiero. What's on the other side of the pathway? It separates our world from the Rogar realm. It leads to an abandoned temple that once belonged to humans. The Rogar are attacking from there. And Tanis bade me go there and do whatever is in my power to stop the Rogar invasion. How will this lead us to Antanas? It won't. Not yet. The first thing we need to do is to make the area safe. And when I say we, I mean you. These injuries would make me more of a hindrance than asset to our cause. I work better alone anyway. Enter the pathway now, Harkin. Find a way to stop the Rogar lords. Only once they're stopped, we can meet with Antanas. Va bene. Tra l'altro Arkin ha sempre un atteggiamento leggermente scocciato. Comunque, ci siamo? Enter the pathway now, Harkin. Find a way to stop the Rogar lords. Only once they're stopped, we can meet with Antanas. Va bene, Yetka. Vabbè, Harkin, what is taking you so long? ci mette fretta. Va bene, entriamo. It's a whole other world. It looks familiar, but like a child's memory. It's twisted, broken. That ray of light, is this the device you're looking for? Well, never mind. Off to get some treasure. Finders keepers. Allora, iniziamo la nostra avventura qui nel mondo dei Rogar, anche se Caslo ci ha detto che questo era un tempio degli umani. Mi fermo solo qualche istante adesso a dare un'occhiata bene all'ambientazione, perché comunque artisticamente è piuttosto carina anche questa parte. Ci sono queste statue di, credo, guerrieri ricavati accanto all'ingresso qua. Non so se in parte roccia della montagna, comunque una bella lavorazione, interessante. Poi c'è quel vortice lì nel cielo, nella zona successiva dove probabilmente ci saranno i guai peggiori. Intanto Yetka se n'è già andata avanti per i fatti suoi, era un pochino frettolosa, si è notato. Chi c'è qua? Idios. He took his leaden sword in hand. You can speak. As can you. Imagine my surprise. Ah, sembra il cugino di Groot. Chiediamogli che cos'è. What are you? I don't know. I do not abide the mortal laws. I left the realm of men 100 lifetimes ago. I do not have a name. I don't remember it. And it does not matter here. From the moment the universes were born, they began to die. It's inevitable. Nothing stays the same. Even you are changing in this moment, right in front of me. And I in front of you.
Ma è assurdo? This is absurd. It does not matter much which way you go. Chiediamo cosa ci fa qui. Sembra un fabbro comunque. What are you doing here? Something is searching for me. Something of high value. It will arrive by and by. What do you mean? It will come when the Rogar go. The Rogar are not leaving anytime soon. Coming and going, going and coming. It makes no difference to me. What is this precious thing you seek? It is a crystal, a very special crystal. A crystal that can rend a tear between the realms. A tear powerful enough to distort other ruptures. The Rogar could be using that crystal to enter our world. You will find the crystal itself in the place of power. A place where all energy gathers. Take it away, and the Rogar lords will travel no more. Then, bring it back to me. Yes. Va bene, ci proviamo. Beh, cosa stai cercando? Ce l'ha detto, mi sembra. What is this precious thing you seek again? It is a crystal. A very special crystal. A crystal that can rend a tear between the realms. A tear. Sì. You will take it then. Sì, 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 ce l'aveva già detto. Sei un fabbro? These tools. Are you a smithy of some sort? In some ways, yes. You could say so. I do have dealings with weapons and the like. Craft something for me. If you ask me for a glass of water. And I could give you the ocean. Give me the ocean then. Show me one of your runes. And with this rune you can imbue any weapon you like. Allora, eccoci qua. Possiamo innestare le rune dentro le armi per potenziarle. In questa pagina puoi spezzare le rune sigillate. Seleziona il tipo da spezzare usando rispettivamente la croce direzionale destra e sinistra. Dopo aver effettuato la selezione, puoi usare R2 per scommettere l'esperienza accumulata e aumentare le probabilità di ottenere rune di qualità maggiore. Quando sei soddisfatto della tua scelta, tieni premuto X per spezzare la runa o le rune. E possiamo spezzare le rune piccole o le rune grandi che abbiamo trovato. Quelle più grandi avranno più probabilità di essere, diciamo, più potenti e possiamo scommettere l'esperienza attuale che per il momento non è elevatissima, ho 1700 punti di esperienza e possiamo scommettere fino a un massimo di 500. Qui al centro sono mostrate le rune ottenute spezzando il loro sigillo, tra un attimo le vedremo, e qui a destra sono mostrate le informazioni dettagliate sulla runa attualmente selezionata, quindi con tutte le caratteristiche. A seconda del tipo di oggetto in cui è inserita la runa vengono applicati effetti diversi. Allora, non ho tantissima esperienza da puntare, quindi proverei a spezzare qualche runa piccola. Dovremmo riuscire a farne tre, speriamo. Runa al veleno, continuiamo. Fortuna e magia. Allora, equipaggia rune. Possiamo innestarle. Io volevo potenziare il guanto. Sinceramente speravo di trovare una runa con elemento fuoco. Proviamo magari quella velenosa per avvelenare i nemici con il nostro guanto quando lanciamo il proiettile. Proviamo. Allora, veleno. Impregnata con la runa veleno, il guanto avvelena il bersaglio, lo rallenta e ne risucchia la salute. Altrimenti con la runa magia... Il guanto crea una frattura temporanea tra i regni, il nemico viene spedito temporaneamente in un varco dimensionale lasciando indietro solo un'immagine passiva del suo involucro fisico. E poi con la runa fortuna, il guanto può ferire i nemici ma è più utile per ucciderli perché le possibilità di far cadere il bottino sono molto alte. Proviamo a innestare quella del veleno, eccola lì, e volendo le possiamo mettere anche dentro le armi o le armature che hanno lo slot dedicato. In questo caso abbiamo simmetria, che è un'armatura con lo slot libero, e però nell'elenco non ci sono tutte le altre armature perché evidentemente non hanno
la possibilità di inserire la runa. Inserendo la runa magia abbiamo un più 5 su bonus potenza attacco, altrimenti con la runa fortuna bonus modifica caratteristiche. Mettiamo questa runa magia per ora. E va bene così. Facciamogli ancora qualche domanda, vediamo se abbiamo esaurito i dialoghi. What do the runes say when they speak to you? Parlami dei viaggi dimensionali. Tell me more about your dimension traveling. It would take a thousand years to explain. Give me the short version. Short version would involve me not being human anymore. Va bene, l'ha fatta super breve. Allora, grazie. Devo ricordarmi di tenere da parte un po' di esperienza anche per il fabbro, perché vediamo se riusciamo a ottenere qualche altro tipo di runa. Ecco qua, Yetka. We owe you. Harkin, you won't believe this. See, I found this stone tablet. It's incomplete, but it's written in the language of my book of lineage. Where does it come from? I need the source. Chiediamo intanto che cos'è il libro della discendenza. What's this book of lineage about anyway? It's the only thing that's left of my family, and I know that they had a vision of me finding that treasure. Va bene, proveremo ad aiutarla. I'll see if I can find some. Right. It wouldn't hurt if you made yourself useful for a change. If I knew where they came from, I might be able to translate them. Quindi poi ci saranno anche delle rune, dei simboli da decifrare più avanti. Facciamo un mini break. E adesso iniziamo un po' l'esplorazione. Dobbiamo provare anche il nostro nuovo guanto con la runa veleno, vediamo come vanno i suoi effetti contro i nemici. Abbiamo trovato una parte di armatura, poi più avanti daremo un'occhiata anche alle altre armature se possiamo equipaggiare qualcos'altro. Là sotto quei cagnacci se le stanno suonando tra di loro. E direi che avvantaggia a noi. Ah, poi devo sbloccare anche l'altra magia, terremoto. Manca poco. Ho sentito un rumore anche di là. Allora, non facciamo tantissimo danno. Cioè, più lungo nel tempo. Ah, cagnacci. Porta chiusa. Continuiamo il giro. Un sacco di spifferi. Sento qualche altro movimento. Proviamo la runa magica, la runa velenosa. Questo è un cacciatore, ci mette le trappole. Proviamo ancora un po' questa runa veleno, poi vediamo un po' perché fa pochissimi danni non appena il colpo arriva, colpisce il nemico. Poi sì, lo avvelena. Bisogna vedere nel tempo quanti danni fa, se conviene tenerlo così il guanto oppure fare qualche modifica. Allora, c'è qualcuno? Qui c'è una leva, adesso la tiriamo. Scrigno chiuso. Mi spiace, ma dovrete riarredare. Ok,
Ho sentito un meccanismo da questa parte, però non si è sbloccato il passaggio, quindi torno indietro. E questa zona mi sembra di averla controllata. Ne siamo arrivati da qua. Ok. Allora, torno indietro. Controlliamo anche l'altro passaggio. Ok, anticamera orientale. Ah, c'è un altro di quei cacciatori e un oggetto qua, vediamo se riesco a prenderlo. Ouch. Meno male che l'ho preso un attimino quando era distratto. Anche lui si è distratto, meno male. Manca il cacciatore. Proviamo ad avvelenarlo di nuovo. Vediamo un po' gli effetti, studiamo quanto danno gli fa. Fa 4 danni per volta. Bisogna vedere quanto dura. Non dura tanto. Mi sa che è meglio il guanto normale. Però vabbè, per il momento lo tengo così. Oh. Poi proverò a scommettere l'esperienza per forgiare una runa di fuoco, perché invece il danno fuoco è più efficace, c'è il solito danno del guanto e in più dei danni continui nel tempo dovuti appunto alle bruciature. Ah, questa deve essere un'altra stanza analoga. Ouch. Wow. Chi ti ha invitato a te? No. So perché si è messo in quella posa in difesa totale. Vabbè. Ecco. Si è aperto qualcosa. Ah, si è aperto, ecco, questo cancello con la zona di prima, però prima di lasciare questo posto vorrei controllare anche il primo piano perché non ci sono andato. Eccolo. No, è di là voglio andare. Forse facciamo il giro perché qui ci sono i piani non proprio stabili, qualcosa è crollato, quindi devo trovare un altro accesso. No? Accidenti. Possibile? No, no, ci deve essere. Mi ricordo un altro ingresso. Ah, eccolo qua. Sì. Ok. Noi siamo saliti di là. Sì, forse di là riusciamo a passare. Vediamo anche di qua se c'è qualcosa. Oh. Allora facciamo il giro e mi sa che lì dobbiamo saltare. No, non devo saltare, ma.
Vai. Perfetto. Esperto di armi, abbiamo trovato un'altra arma. Questa è probabilmente una nota audio, mi preparo la preghiera per recuperare un po' di vita mentre ascoltiamo il messaggio. Swords are made for mortals, but this sword, it is something else. If I only imbue these runes on it, this sword will be fit for gods. È un messaggio audio del fabbro. Va bene. Scendiamo pure. Anche qui è tutto bello libero. E ce ne torniamo da Yetka. Ah no, non è di qua. No, questo è un punto della prima stanza che ho saltato prima. Controlliamo adesso. Vediamo. Ah, porta chiusa. Sento qualcuno che batte, fa qualche rumore. Va bene. Sì, finalmente mi sono ricordato. Oh, il passaggio si è sbloccato e Yetka è già andata avanti per i fatti suoi, non mi ha aspettato. Ed eccoci qua, sempre più vicini al vortice. Allora, quello che c'è davanti a noi è un nemico piuttosto insidioso, è un tiranno. In pratica al momento è, diciamo, imbattibile, non si può sconfiggere, perché è protetto in un modo particolare, ha il suo cuore lontano da lui e da un'altra parte. Infatti si sente un po' il rumore di un battito, e noi dobbiamo cercare un cuore nelle vicinanze e prenderlo in modo che lui poi non sia in grado di rigenerarsi all'infinito. Ecco, sentendo un po' il rumore, proviene da qua. Quindi recuperandolo gli impediremo di rigenerarsi. Poi tra l'altro questi cuori servono anche per sbloccare un trofeo, quindi ne dovremmo collezionare un po'. Mi ha fatto un sacco di danni. Mi ha preso proprio quando ero a terra. Mi sono scoperto un po' troppo. Allora, ci ha lasciato la chiave dell'anticamera. E proviamola subito. Visto che non ho toccato i checkpoint. Proviamo subito la chiave su quella porta di prima, dove eravamo prima. Era da questa parte, se non mi perdo come mio solito. Era di qua, dove c'è questo cancelletto. È di qua.
Ne approfitto adesso visto che non ci sono nemici. Eccola qua. Po' d'esperienza. Piatto antico, un oggetto di missione. E un'altra parte di armatura astuzia. Poi questi punti caratteristica, punti incantesimo, li utilizzerò poi più avanti, eh. Per il momento preferisco utilizzare l'esperienza normale, anche perché adesso a livelli bassi non è molto esoso, diciamo, livellare al momento. Quindi preferisco utilizzare i punti esperienza. Poi successivamente, quando per livellare serviranno davvero tanti punti, utilizzerò anche quei punti esperienza. Quindi, eliminato il tiranno, facciamoci un altro giretto qui nella piazza. C'è un altro di questi cagnacci. Ah, ma mi aveva preso, accidenti, pensavo di averlo evitato. Ma la runa veleno non mi piace tanto. Non mi ricordo se si può togliere. Ah, ok. No. No, devo toglierla, penso, dal fabbro. Togliamola però, perché fa davvero pochi danni. Non mi convince. Preferisco il danno normale. Oppure, visto che abbiamo un po' di esperienza, proviamo a ottenere una runa fuoco. We meet again. Creiamo, dai, proviamoci. Oh, che bello, bastava chiedere. Adesso inseriamola. We meet again. Crea. Equipaggia. Allora, eccoci qua. Sul guanto mettiamo questa runa fuoco. No, volevo vedere solo l'effetto. Ecco, impregnato con la runa. Dov'è? Incendia i nemici all'impatto. Ok, semplicemente questo. Basta così. Grazie, non chiedevo di meglio. Ora sì. Allora, lì vedo un altro di quei cacciatori. Un po' adesso lo andiamo a salutare. È una specie di cacciatore di frodo, mette le trappole a terra. Proviamo subito il nostro nuovo guanto. Intanto abbiamo trovato anche una bottiglia vuota. Ok, beh sì, va già meglio e gli continuiamo a fare sempre dei danni continui. Cosa fa? Forse cerca di ordinare qualcosa ai cani, mi sa, eh? Questo poi beve anche. Là. Di qua il passaggio è chiuso. Cosa c'è qua? Ah no, era lui. Vieni. Tra l'altro questi quando ci colpiscono lo scudo rimbalzano un po'. Vai via. Da questa parte c'è un passaggio. Prima però voglio finire di controllare tutto il perimetro. Sono un po' di stanze con queste grate chiuse. Perfetto. Proseguiamo allora di qua.
Ho intravisto un nemico prima, ma... Eccolo. Preso. Preso. Ce n'è un altro? È sempre uno di questi qui con lo scudo. Dai. Ok. Qua c'è un passaggio, ma per il momento è chiuso, è bloccato. Qua non c'è niente. Basta nemici di qua. No, c'è qualcosa. Una runa piccola, va bene. Ci servirà anche quella. È piuttosto tranquillo adesso qua. Il tutto, non si sentono Rogar fare casino. Eccolo qua. Via. No. Pensavo di averlo schivato. Devo stare attento. Ti ho preso però. Ti ho preso. Vediamo qua. Questo è un Rogar o un umano? No, sembra un Rogar. Da colui che si è fatto avanti per proteggerci. Di qua ci allontaniamo. Voglio controllare prima, però questo passaggio. Questo Rogar ci dà le spalle, ne approfitto. Ottimo. Ah, eccoli. Poco più avanti, lì sulla sinistra, c'è un nuovo tipo di nemico piuttosto infimo e pericoloso. Abbastanza pericoloso sia dalla distanza che da vicino. Eccolo, mi ha già colpito. Io contraccambio. Vedete come cerca di attaccarci. Via. Ti riattacco. Voglio provare ad attaccarlo il più possibile da lontano finché posso. Ok, hai lanciato il tuo dardo, adesso tocca a noi. Mi allontano un po' perché... Ecco, quei dardi lì che lancia fanno male. Ok, grazie scudo. Probabilmente adesso dovremmo farcela, distruggerlo con qualche colpo. Vediamo solo. Ah, mi ha distrutto. Recupero solo l'esperienza. Via, via, via. No. Ecco, è stato questo attacco che mi ha distrutto prima. Cosa abbiamo? Problema Ariete anche. Non è malvagio contro di lui. Se mi fa l'attacco... Ecco, via, 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 via. Devo stare attento perché... Vai, facci il salto. No. Fammi curare. Vai. Ok, non mi ricordo se fa... Ok, pensavo che facesse anche una specie di esplosione finale. Allora, sistemato anche quest'altro malefico. Di qua c'è un altro cacciatore di Frodo.
Vai, ancora uno. Ah. Vediamo un po' cosa c'è qua. Spinta furtiva. Allora, questa sembra un'altra nota audio, ne approfitto e mi curo. It was just a matter of time before the space between dimensions tore apart. Threads of energy collide in time and space. Strong ones form links between dimensions. Most rifts are just inaccessible sources of energy, but others are tears. They become the pathways. Some appear like a whirlwind, like a storm that only a lunatic can enter. I have not traveled through a pathway myself, but some say that when you do, it changes you. Allora, oh, eccolo qui un altro. Salve. Ouch. Vai. Oh. Mi è costato un po' di punti vita, ma lo abbiamo eliminato. Qui siamo di nuovo davanti alla piazza. Sì, fiamma eterna. Però controlliamo tutte queste prigioni qua. Ah, qui c'è un nemico super insidioso, purtroppo. Intanto vediamo. Ecco, qui possiamo sbloccare questo passaggio. E ah, ecco, c'è un baule. Bene, un'altra pozione vuota e avidità. Eccolo lì. Quello purtroppo è uno dei nemici più fastidiosi di Lords of the Fallen. Proviamo Furia, che ci aumenta i danni. Gli faccio un attacco in salto. Ah, maledetta, è andato via. No, me ne vado un attimo indietro. Recuperiamo qui l'esperienza. Questo è un disgraziato, ci fa degli attacchi da lontano. Poi qua dietro c'è un altro bruto, mi pare. Magari col guanto. Oh! Via, 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 via. Non ce l'avevo con te. Non ho ancora sbloccato. Usiamo ariete. Via, via. È tosta questo. Andiamo a prendere un po' d'aria, va? Andiamo verso il panorama. Ah, peccato. Serve ancora un colpo. Cosa fai? Ti ritiri adesso? Oh, scusa, scusa. Ci siamo quasi. Finito.
È morto anche in posa eroica, come l'uomo fumetto dei Simpson. Ha appoggiato la spada a terra. Allora, il grosso problema adesso è quell'altro nemico, tipo uno stregone, mago, malefico. Devo provare di nuovo Furia. Adesso, anche se scappa di là, dovrei riuscire a prenderlo perché non ci sono più grossi nemici. Però anche da solo è molto pericoloso. Ormai ci siamo, si è quasi ricaricata la magia. Allora, lo punto. Potenziamoci. Via. Ecco. Meno male, l'abbiamo sistemato. E avete visto che ha fatto una sorta di esplosione finale. È davvero un infame. Ci ha lasciato però anche lo scudo. E questa parte qui dovremmo averla controllata tutta. Qui c'è un altro varco per l'oblio, ma non è ancora il momento di attraversarlo. E continuiamo l'esplorazione. Dobbiamo farci ancora un bel giretto di qua dove non siamo andati. Ecco, qui c'è un altro di questi malefici. Preghiera, così intanto mi curo mentre lui fa quello che vuole fare. Cosa sta facendo? Attenzione, un colpetto. Devo stare attento, se salta devo indietreggiare subito. Adesso. Ok, usiamo ariete. Dai, fai qualcosa. Proviamo un attacco finale. Ok, si vede che ha avuto un pochino più problemi in salita. Ah, meno male. Cominciamo a esplorare questa zona innevata partendo di qua. Una specie di micro dungeon. Qui forse riusciamo a passare questo varco semplicemente correndo. Ok. E qui c'è un baule segreto. Punto incantesimo, resistenza al veleno e grifone. Allora, torno un attimo indietro. Facciamo il giro da quest'altro lato. E qui è meglio saltare però. E lì c'è il prossimo nemico. È un ragno, un ragnaccio. Vai. Aveva già depositato un uovo questo malefico. Vediamo un po' cosa c'è qua. Esperienza. Un altro piatto antico. Ah, ecco, qui c'è un ragnetto. Ah, si è fatto male cadendo. Ehi. Dai.
bauletto. E abbiamo trovato un'altra bacchetta. Allora, per quanto riguarda le armi, la prossima arma che vorrei utilizzare è una bacchetta, diciamo, abbastanza indicata per un guerriero chierico, parte guerriero chierico, e la bacchetta di fuoco che abbiamo già, ed è Kamar. Però dobbiamo portare la fede a 20, quindi è un'arma proprio adatta per un guerriero che sfrutta la fede, e in più fa anche dei danni di fuoco oltre ai danni fisici classici. Così vediamo anche un po' di moveset diverso. E invece, per quanto riguarda le armature, adesso poi diamo un'occhiata, ma vorrei rimanere con un'armatura media per il momento. Stiamo trovando dei pezzi in giro, però aspetto ancora un momento a cambiare armatura. Allora, iniziamo l'esplorazione di questa zona innevata con le dovute cautele. Ecco, c'è un altro alieno. L'importante è che non sia una trappola, che non ci siano altri nemici. Vai! Ok. Con un po' di aggressività in più a volte si ottengono degli ottimi risultati, perché non bisogna sempre stare in difensiva, troppo in difensiva. Ecco un minion. E basta. Dai. Da questa parte non c'è altro. Allora, nuovo bottino. Giudizio, non so se forse abbiamo completato il set, adesso comunque finisco di esplorare questa zona e poi controlleremo. Allora, userei Furia per potenziarci. Non devi bere. Ottimo. Mancano i cagnacci. Stanno arrivando. Via. Potremmo provare Ariete, vediamo se li fa tutti. Li abbiamo presi in pieno. L'altro ci ha superato con un salto. Perfetto. Um,
Continuo sempre a esplorare prima questo lato, va. Facciamoci tutto il lato sinistro. Not audio. It took hundreds of years for me to make it. It took minutes for the Roga to take it away. My crystal of travels, my biggest treasure and biggest loss. It grew so powerful. What journeys might the Roga seek? What journeys will the Roga find? Allora, ho intravisto i balestrieri, ma ce ne occupiamo tra un attimo. Grifone. Qua c'è qualcosa anche che fa rumore. Deve essere il cuore del tiranno. Ci sarà anche il tiranno nelle vicinanze. Eccolo là. Tiranno che però adesso non ha più la protezione del cuore messo da parte, un po' come il ritratto di Dorian Gray. Salve. L'ho ciccato però adesso. Andiamo a concludere il discorso, va? Tra l'altro si vede che anche il petto squarciato. Secondo tiranno sistemato. Qui stiamo tornando indietro e allora proseguiamo da questa parte dove non siamo andati. Frammento d'energia. Adesso appena abbiamo un attimo di, diciamo, di calma. Controllo anche le armature, vediamo se abbiamo trovato tutti i pezzi completi di qualche set interessante. No, da questa parte è tutto chiuso. E quelle lì sono, diciamo, quelle. Diciamo le dita, la montagna a forma di mano che abbiamo visto nella cutscene iniziale del gioco, quindi siamo comunque abbastanza vicini a quella zona. Di qua ho visto qualcos'altro, sì. Un passaggio. C'è anche qualcuno pronto a darci il benvenuto. E là. Ah. Sei stato un po' troppo scortese. Dai. Ce l'ho fatta da girarti. Corridoi sacri. No, tu no. Devo assolutamente sbloccare terremoto dopo quando sarà possibile. Eh
Me lo devo lavorare con calma. Che purtroppo quello scudo che ha lui è abbastanza tosto, è difficile da sistemare, da destabilizzarlo, è difficile destabilizzarlo. Ci siamo quasi. Ah, ci ho provato. Beh, che ormai la magia è quasi pronta. Allora, questa qui che abbiamo appena passato è una porta chiusa, c'è il pulsante da questa parte. Eccola lì, la piastra a pressione, vediamo se possiamo aprire anche questo baule. No, è chiuso. E poi qua sotto c'è una bella arena. Che non promette niente di buono. Allora, su questa piastra preparo anche la nostra magia preghiera, in modo che il clone continui a premere la piastra e ci dia più tempo per arrivare alla porta. Eccoci qua. Astuzia. Ah, per un pelo. Vabbè, c'è comunque l'uscita da questa parte. Di qua torniamo indietro. E più avanti ho intravisto qualche altro nemico. Qui recupero solo l'esperienza. Ed è un tiranno. Proprio dietro di lui c'è un'urna con il cuore, quindi devo cercare di distruggerla. Se riesco gli piazzo qui il clone, giusto per darci qualche momento in più. Ho recuperato adesso il cuore, ce ne andiamo via. Ok. Ora che abbiamo il suo cuore, possiamo occuparci di lui. Ah, forse è arrivato anche un altro nemico. Sì. Tutte e due insieme sono un po' troppi. Invece così va meglio. Proviamo a caricarci un po' con furia, va? Modalità berserker. Via. Incredibile. Dura poco furia, però è una bella magia super aggressiva. Facciamo dei bei danni in più. Va bene. Ci siamo liberati anche dell'altro Rogar scudo e spada. E di qua. Ecco. C'è qualcos'altro.
Ok. Meno male che non si è accorto di noi. Oh, via. Via, 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 via. Non voglio rischiare. Allora, qui dove c'era il ragno c'è anche un'altra nota audio. Mighty Antanas, I just came across an ancient message depicting what might be the most daring creation of the Rogar, bigger than all the lords. It has an odd number of limbs, and its twisted flesh is mixed with weapons. And it said something about immunity or healing. Infatti noi ce ne siamo accorti di quel tipo di immunità. Oh, benissimo. Abbiamo trovato ancora altre parti di armatura e qua abbiamo finito. Adesso, prima di toccare il checkpoint, sistemo solo un nemico da questa parte. E poi da questo lato arriveremo nella, diciamo, in quella zona che abbiamo visto dall'altro, una specie dall'alto, una specie di arena in cui dovremo affrontare il prossimo boss. Il prossimo boss è l'infiltrato, e anche in questo caso c'è una sfida legata a questo boss. In pratica lo dovremo sconfiggere piuttosto in fretta, e dobbiamo farlo prima che evochi, che accenda dei calici all'interno della sua stanza. Si intravedono lì in alto. A un certo punto del combattimento ne accenderà altri. Dobbiamo fare in modo che questo non avvenga, e quindi, diciamo, la chiave dello scontro per superare la sfida è fare tutto più velocemente possibile. Qui c'è un altro passaggio per l'oblio, ma è ancora chiuso. Quindi adesso andiamo a prepararci. Abbiamo anche un bel po' di punti esperienza adesso, Sì. Allora, togliamoci subito il dente e utilizzo un po' di esperienza per un incantesimo e andiamo a sbloccare terremoto, così ce l'abbiamo. Poi lo utilizzerò ed è molto utile in diverse situazioni. Poi andiamo ancora a migliorare altre caratteristiche. Non so se è come magie. Volendo ancora un punto incantesimo magari. E il resto lo metto in punti caratteristica. E ci siamo. Perfetto. Allora, punto incantesimo. Miglioriamo proprio terremoto. Poi per portarlo a livello 3 ci servirà la fede a livello 21. E come avevo accennato prima, vorrei portare la fede per il momento a 20, proprio per poter sfruttare di più anche l'arma che abbiamo visto, Kamar. E poi potenziamo ancora un po' agilità, anche se non sfrutto propriamente, diciamo, le armi da ladro, però un po' di agilità in più fa comodo. E ancora vitalità, perché non voglio lasciarla troppo indietro. Ottimo. Abbiamo sbloccato anche il trofeo. E adesso dal boss. Dal boss però... Ecco, qui abbiamo Kamar, che è anche diventata più potente grazie alla fede che abbiamo sbloccato. Adesso può dare il meglio di sé. Kamar significa resistenza, ma la parola Adir Kamar, che indica il peccato della blasfemia, è stata creata dall'uomo, come molti degli atti empi. Poi lo scudo
Non credo che lo utilizzerò molto, però vediamo intanto come siamo messi anche con le armature. Adesso abbiamo trovato diverse cose. Stiamo utilizzando elementi vivi, però abbiamo trovato anche giudizio, dovrebbe essere completa. Sì, è un'armatura sempre media, però abbiamo un pochino più di difesa. Passiamo ad esempio per l'elmo da 8 a 14, pesa 1,75, un pochino di più, però ce la facciamo. Eccoci qua, siamo bellissimi. Vi faccio vedere brevemente il moveset della bacchetta. Ah, poi premendo al momento giusto l'attacco, si sente una specie di tac sulla barra della stamina e diciamo un tempismo perfetto, che adesso non ho avuto ovviamente. Neanche adesso. Vediamo se riesco. Non appena sparisce l'altra barra arancione sotto, dovrebbe farlo. No, come non detto, non riesco. Vabbè, e questo invece l'attacco caricato. Visto che comunque la sfida richiede di batterlo abbastanza in fretta, cercherò di attaccarlo il più possibile con attacchi a due mani. E poi all'occorrenza sfrutterò anche Terremoto che ho già selezionato come magia e la vedremo in azione piuttosto devastante. Eccolo. Proviamo anche la magia. Ah, ecco, è partito con gli attacchi più pesanti. Devo curarmi. Ah, sono morto. Gli ho fatto parecchi danni, però purtroppo quell'attacco con la coda mi ha tolto troppi punti vita. Riproviamoci. Dove sono? In realtà adesso abbiamo anche un po' di regen. Adesso avremo un po' di regen delle nostre anime presenti nell'arena. Eccolo lì. Ah, mi ha sbalzato via. Ok, mi sto scoprendo un po', ma devo fargli tanti danni. No, maledetto. Vabbè, mi faccio sconfiggere perché devo fare più in fretta.
Ah, di nuovo no, eh? Vai. Ok, stavolta ce l'ho fatta, vai. Devo bere. Vai di nuovo con la magia. Ok. Oh, forse ce l'abbiamo fatta. Sì, poi purtroppo mi sono confuso e ho utilizzato un cristallo per recuperare la magia e quindi alla fine ho sfruttato anche di più gli incantesimi. Non è stato proprio un combattimento pulitissimo, però mi premeva sconfiggerlo in fretta. Poi nella cutscene si è visto che è partito un pezzo di nemico, è volato qui e questo è il nostro bottino per averlo sconfitto. Superando la sfida. E infatti, ecco la sua spada, diciamo. Allora, ecco Jetka che è arrivata adesso. Wow. I have to admit that was impressive. Lots of training. Sure. And taking care of that guy for you was just easy peasy. I would have managed. Well, to the victor goes the spoils. So I'll take this as a souvenir. What are you going to do with all those stone tablets? You have way too many. Let me help you out. Allora, sì, possiamo lasciargliele e ci darà comunque in cambio qualcosa, va bene. Here you go. Pleasure doing business with you. So long, and watch out for snakes. Ecco un po' di punti esperienza e frammenti di vario tipo. Allora, prima di proseguire di là, torno un attimo qui verso il checkpoint. Adesso abbiamo sbloccato questo oblio. Per fortuna è una stanza del tesoro, quindi un pochino più di tranquillità qua stavolta. Ottimo, abbiamo raccolto tutto quanto, quindi possiamo anche tornarcene indietro. Bene, direi che per questo video ne abbiamo già viste abbastanza. E torno ancora una volta al checkpoint. Vediamo se possiamo livellare qualcosa. Anche se un po' di
punti esperienza li vorrei tenere perché poi dobbiamo tornare dal fabbro e magari potrebbero esserci utili per forgiare qualche runa. Quindi magari per il momento lascio tutto così. Più avanti porterò fede a 21 per sfruttare questo terremoto al massimo. E per il resto invece ci siamo. Aumenterò ancora un po' vitalità, magari resistenza e agilità per poter utilizzare qualche armatura un pochino più pesante e comunque migliorare anche la nostra agilità. Allora ragazzi, mi fermo qui con questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!